fondamentale, ci consentirà di coprire tutto il territorio con gli interventi sanitari, ma più che altro con le diagnosi sanitarie. Andremo dall'Alpi alle piramidi, come si diceva una volta, parafrasando il 5 maggio, dall'area del Molise alto all'area del Molise basso, senza bisogno di spostare medici quando sarà necessario fare delle diagnosi veloci. Ecco, la stroke unit a Campobasso, lei ha anche detto, forse qualche ritardo c'è stato. Beh, io dico sempre che non è mai troppo presto. Parafrasando al contrario ciò che diceva il maestro Manzi negli anni 60, non è mai troppo presto, cioè noi prima poniamo in atto tutte le strutture, realizziamo tutte le strutture sanitarie che sono necessarie per questo territorio e meglio è. Il sogno di avere una sanità che sia moderna, che non sia inferiore a nessuna regione, che i cittadini abbiano in qualità e soprattutto appropriatezza delle cure. Ovviamente questo significa un ammodernamento del sistema, è inevitabile, ormai le tecnologie contribuiscono insieme a giusti protocolli ad assicurare sicurezza delle cure e qualità. Senta, la telemedicina in qualche maniera velocizza anche l'apertura della stroke unit al Cardarelli di Campobasso? È un ulteriore passaggio? Sì, nel senso che voglio dire, gli altri plessi ospedalieri non avranno la difficoltà, anzi, nel caso di Termoli non ha mai avuto la neurologia e quindi si sentirà molto sollevata nel trattare dei pazienti che delle volte partivano da Termoli per raggiungere il luogo dove potesse essere realizzata la trombolisi. La trombolisi non è fatta entro 3-4 ore, non dà nessun effetto, mentre se fatta in questi tempi può condurre alla restituzione ad integrim di tutti i soggetti che voglio dire, sono sottoposti al trattamento. È un processo salvavita che vedeva la nostra regione senza nessun centro fino a qualche mese fa. Qual è la portata innovativa di questi robot? La possibilità di essere manovrati a distanza dagli specialisti, cioè la postazione sta vicino al paziente di un ospedale, chiamiamolo SPOC, dove può essere assistita da un infermiere o un medico perché la consulenza è fatta in vivo e ovviamente è a voce. Si usano degli strumenti che trasmettono delle informazioni allo specialista che le vede sul monitor. Lo specialista ha la possibilità attraverso una specie di telecomando o cloche di un aereo di poter orientare la telecamera, il suono. Può fare utilizzare l'ascoltazione del torace mediante lo stetoscopio, può utilizzare device che gli permettono di vedere la laringe, un otoscopio portabile che gli permette di vedere l'orecchio, può avere anche oltre all'elettrocardiogramma, l'ecografia, l'elettroencefalografia di supporto, può leggere tutti gli esami che ha fatto il paziente e ovviamente attraverso diciamo questo joystick ha la possibilità di manovrare la telecamera fino addirittura a creare una situazione di zoomata. Ovviamente siamo di fronte a una grande tecnologia che gli permette di vedere il riflesso pupillare, il diametro delle pupille, oltre a fare l'esame neurologico a distanza, aiutato da personale infermieristico sta lì. È veramente una rivoluzione.